Bella raga, anche oggi andiamo alla scoperta di un posto nuovo in cui non ero mai stato che mi ha piacevolmente sorpreso. Come avete potuto leggere dal titolo, stiamo parlando di Vandea, luogo d'arrampicata che si raggiunge facilmente, si trova sopra il lago di Novate Mezzola e presenta una quantità smodata di vie, di gradi decisamente abbordabili e ottima chiodatura, veramente un posto divertente. Devo dire, tra l'altro, ideale per l'arrampicata invernale, nel senso che in una giornata di sole si sta veramente, veramente, veramente bene. Noi siamo andati lì a gennaio e ho scalato volentieri col pile, ma anche in magliettina non si sarebbe stati male. Roccia molto bella, arrampicata prevalentemente da aderenza, al massimo su qualche muro verticale con dei movimenti veramente interessanti. Siamo partiti con l'idea di fare materia esotica in mondo quantistico, via dedicata tra l'altro a Kosterlitz, premio Nobel per la fisica. Molto molto bella, se non fosse che abbiamo sbagliato e siamo finiti a fare Ciuli Fruli Honolulu, ma vi racconterò più avanti come sono andate realmente le cose. Intanto io come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta caricherò un nuovo video, nonché seguirmi sui miei canali social e farmi un giro sul sito di DF Sport Specialist che anche quest'anno mi aiuta nel realizzare questi video. Ma veniamo a noi. La via parte subito con una calata di circa 25-30 metri per fare il primo tiro di 5C. Sinceramente, se andate lì con l'idea di fare tante vie, io vi sconsiglio di farla perché, boh, è un tiro carino, ma già a partire dal secondo tiro è molto più bella, secondo me, la via. Comunque, il primo tiro di 5C parte su questa placca con un passaggio abbastanza delicato per ristabilirsi sopra un muretto un po' più verticale e poi si arriva alla di partenza. Occhio, non vorrei più fiondarti addosso. Ok. È interessante il passaggino qui. E prendere una serie di rovesci e muovere bene i piedi. Segue un secondo tiro gradato 6A con un passo subito sopra la partenza, non banale, c'è anche una piletta di sassi che vi aiuta. Comunque, not bad, nonché un passaggio anche un po' più sopra su un muretto verticale. Qui si arriva a una sosta che è in comune con Ciuli Fruli Honolulu e se fate come abbiamo fatto noi, che andate tutto a destra vedendo gli evidenti fix, vi ritroverete su questa via facendo prima un tiro di 5C in placca molto divertente. Per essere facile, carino anche sto tiro almeno. Sì, sono usciti dei bei movimenti. Seguito da un tiro di 6C che al terzo tentativo che cadevo e non riuscivo a passare, mi hanno fatto notare appunto che non mi trovavo sul 6A più di materia esotica, ma ero finito su Ciuli Fruli. Comunque la via è talmente ben chiodata che in qualche maniera con due ragli si riesce a passare. Interesting.
Io che c'ho in mano nulla. E segue sopra una placca, secondo me, comunque molto bella, che quindi se sbagliate vale la pena sbagliare, mettiamola così. Quando arrivate qua capite. Qui abbiamo poi fatto un piccolo traverso per ricollegarci a Materia Esotica. Il traverso perché avevamo sbagliato via, eravamo su Ciulifluli Onoluru, quello era il tiro chiave ovviamente muto. E adesso siamo su Materia, penso che la stessa sosta ci caliamo e facciamo il tiro chiave di Materia. Bello comunque, bella roccia oggi, giornata spettacolare. Poi di nebbiolina sul lago. Io vi sto riprendendo, da qua è una figata come immagine. No, ma dietro di voi è uno spettacolo quello che si vede. Ok, qui camminerebbe. E ci siamo calati alla base di quello che sarebbe il quarto tiro di Materia Esotica, altro tiro di 6 a più, anche qui con un paio di passaggi molto belli sopra la sosta, dopodiché un'arrampicata veramente divertente per ritornare alla sosta, alla base di questo traverso identico a come l'abbiamo fatto prima. Serio? Oi! Però vergogna, almeno... Cazzo, uno con un braccio e mezzo passato e mezzo fatta con me. Che strada voglio andare. Ah, sei arrivato! No, che scarpe di merda! Io amo le Instinct. Adesso... Mi sono appena preso queste, quest'estate mi trovo da Dio. Naiad, no, le Naiad. Velcro. E sono le nuove Anastasia? No, sono proprio un altro concetto. E va Albert, ti faccio il video poi te lo mando. No, con le mani ai piedi vedo. Era impostato. E due tiri molto semplici, poi sempre in placca, ci conducono all'uscita della via. Le merde di camoscio sono pericolose. Cavrone. Comunque, via che secondo me vale veramente la pena affrontare. Non paghi di questa esperienza e mo vi regalo un bel bonus. Abbiamo deciso di fare un'altra via.
Ci siamo spostati verso il settore che viene definito l'Eden, non è il tempio dell'Eden della Val di Mello purtroppo, però divertente uguale, differenza che è molto ben spittato questo per fortuna. L'idea era di fare Spigul, una vietta anche qui di 3 tiri di 5C. In realtà come primo tiro mi sono fatto ingolosire da Sulla Buona Strada, che è lì a fianco sulla destra ed è un tiro di 6 a più con dei passaggi secondo me veramente sublimi su questo muretto verticale, movimenti di piedi proprio proprio bello. Sì, sotto sì. Col sinistro, dovevo darmi il sinistro. Sì, non tirare, carino. No, sotto, dovevo spingere con la sinistra, non ce la facevo. Era troppo lungo. Boh, arrivo, eh. Comunque per i piedi non è che c'è tanto, eh. Devi proprio per i piedi devi già tenere più di vita. È andato di là, ho sbagliato. Vedendo che ti ho assicurato all'altra. Ho dovuto attraversare ancora. Però, ho pensato, che avevo lì davanti un passaggio, un vedete qua, che in mano c'è la roba. Boh, mollo tutto! Lo vedo qua. Ha trovato la principessa per pisello. Col pisello sei. Col pisello. Ah, ne ho vista una allo mazzo! Bella placca. Vabbè, bella. Secondo me è molto bello. Però non è banale. Te cosa dici, Ale? No, è giustissimo, ma proprio bei movimenti. Sì, nel senso, non è una ratea, non è una ragliata che è duro solo un pezzo. Ti devi muovere bene. Seguono poi un tiro di 5B, 5C, adesso non ricordo, comunque abbastanza facile, è un tiretto di terzo grado per arrivare in cima anche a questa struttura, da cui si scende per un comodissimo sentiero e in 40 minuti si ritorna alla macchina. Pelle delle dita non pervenuta. Allora? Non sei l'unico. Che dire di Vandea? Lo ritengo un ottimo posto in cui tornerò volentieri. Purtroppo le mie non sono di difficoltà estreme. Tante volte magari si ha un tiro difficile, tanti tiri facili in mezzo, poi un altro tiro un po' più impegnativo. Sarebbe stato, secondo me, top se fossero stati più continui. Però d'altronde la roccia che c'è è quella. Questo è quello che abbiamo per divertirci. Comunque l'ho trovato un posto veramente, secondo me, divertente, bello, che vale la pena frequentare e proprio plaisir 100%, quindi estremamente consigliato. Anche per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici, andate a fare queste vie, andate in Vandea perché è veramente un posto bellissimo e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!